Bentornati, abbiamo visto l'ultimo tutorial per quanto riguarda Access, le relazioni appunto tra tabelle. Adesso andiamo a vedere, come avevo promesso, il gestione biblioteca che potete scaricare dal mio sito, quella personale, non quella scolastica, e andiamo a vedere all'interno delle varie maschere, eccetera, come è stato creato per avere un'idea di cosa si può fare. Allora, innanzitutto adesso andiamo a vedere subito la tabella, adesso sposto qui il pannello principale. Andiamo a vedere, vedete, abbiamo due tabelle, una è quella dei libri con tutti i dati, adesso qui porto in struttura, abbiamo naturalmente l'ID, numerazione automatica, poi il titolo, sottotitolo, campi, vedete, titolo, sottotitolo, il volume, l'anno, l'autore barra autori, naturalmente qui vedete abbiamo anche delle note, possiamo scrivere noi, inserire il titolo, la pubblicazione, eccetera, la casa editrice, poi adesso lasciamo perdere qui di genere, abbiamo luogo, armadio. Naturalmente riferito al luogo dove posizioniamo il nostro libro, quindi luogo, armadio e scaffale, naturalmente, poi abbiamo le note e un nome e cognome di chi appunto prestiamo il nostro libro, se ci può essere utile. Allora, vedete che abbiamo l'ID genere, avete già capito, perché l'abbiamo visto nel precedente tutorial, che abbiamo creato un collegamento tra tabelle, tra questa tabella, vedete, con l'ID genere, e la tabella genere. Adesso io la apro, vedete, abbiamo l'ID, il codice dei vari generi, poi abbiamo le definizioni e questo potete crearlo voi. Questo è già fatto, oppure potete naturalmente modificarlo o inserire le varie voci che volete voi. Adesso chiudo e chiudiamo anche la tabella dei nostri libri. Adesso andiamo a prendere il pannello, vedete, sui comandi. Andiamo a vedere la prima maschera che è inserimento nuovo titolo. Ah, mi scordavo. Dunque, qui vedete abbiamo tutti gli oggetti, tabelle, query, maschere, porte macro, eccetera. Se non li visualizzate dovete cliccare qui tutti gli oggetti di Access, vedete, e selezionare appunto quello che volete vedere oppure tutti gli oggetti di Access. Quindi vengono visualizzate tutte. Allora, adesso andiamo a vedere la nostra maschera e questa è la maschera dove ho inserito alcuni libri, 3 o 4, non di più. Andiamo a vedere come è stata creata. Allora, abbiamo visto la nostra tabella e andiamo a vedere innanzitutto in modalità visualizzazione struttura. Poi naturalmente vedete qui il nostro angolino. Andiamo a vedere l'origine dei record. Quindi clicchiamo e qui vedete abbiamo, sono stati inseriti tutti i dati genere, vedete in una sola volta, e poi qui una volta tutti quelli dei libri, ma vi garantisco che sono tutte le voci presenti. Si poteva mettere anche direttamente tutte le voci in un colpo solo. E qui vedete c'è la relazione, vedete, da ID del genere all'ID genere, vedete qui contenuta nella tabella libri. Quindi non mi soffermo perché abbiamo già visto nel precedente tutorial come ottenere questa appunto relazione. Allora adesso chiudo e andiamo a vedere qui i vari, intanto andiamo in progettazione, poi qui abbiamo la finestra della proprietà. Quindi abbiamo visto l'origine record, andiamo nei campi, aggiungi campi, vedete qui abbiamo tutti i nostri campi, naturalmente sono stati aggiunti nella maschera. Abbiamo i libri di, il titolo e il sottotitolo e questi sono tre campi normalissimi dove noi inseriremo i nostri dati. Poi abbiamo il volume, anche questo, l'anno e poi abbiamo autore e casa editrice. E se vi ricordate nel precedente tutorial, nell'esempio che abbiamo visto per le relazioni tra tabelle, avevo proprio creato due tabelle differenti, una per gli autori e una per la casa editrice. Qui invece vedete, ho optato, andiamo sempre a vedere la nostra tabella dei libri, vedete, ho optato inserendo, porto in struttura, inserendo proprio, guardate, l'autore e la casa editrice proprio come dato all'interno di questa tabella. E quindi adesso chiudiamo. E ho lasciato solo come dato in una tabella differente, avete visto, il genere. Poi, allora, questi qui naturalmente sono due campi normalissimi, inseriti, vedete da qua. Però vedete sotto ho fatto cerca autore e cerca editrice, cioè praticamente ho creato due caselle e anzi, vi faccio vedere così facciamo anche prima. Allora, alzo un po', adesso naturalmente io abbasso qui. Prendiamo un po' l'aria, quella che è la nostra maschera, però abbasso un po' tutto, facciamo così, abbassiamo un po' tutto, ecco qua, così posso inserire
inserire dentro per vedere l'esempio. Allora, qui abbiamo naturalmente autore, autore, poi abbiamo la casella cerca autore. Come possiamo ottenere questo? Possiamo ottenerlo in questo modo: andiamo sempre in progettazione, poi andiamo a scegliere una casella combinata e la inseriamo qua. Ora, qui possiamo anche fare a nulla per adesso. E adesso, naturalmente, per visualizzare i nostri dati degli autori, dobbiamo creare una query. Andiamo a vedere qui, vedete quella che è stata creata precedentemente. Andiamo alla finestra delle proprietà. Naturalmente vedete i dati, ecco qua la query. Andiamo a vedere, controllare. Vedete qui dai libri abbiamo preso autori, l'abbiamo inserito, però abbiamo fatto un raggruppamento. Adesso andiamo proprio a farlo. Andiamo a vedere. Quindi, questa è la nostra casella che abbiamo appena creato. Vedete, casella combinata 120. Qui, origine riga, andiamo a creare la nostra query. Quindi andiamo a prendere la tabella dei libri, chiudiamo, e naturalmente mettiamo dentro solo gli autori. Allora, per fare in modo che vengano visualizzati gli autori, naturalmente noi ogni volta che mettiamo dentro un libro mettiamo un autore, quindi possiamo avere più libri scritti da Vasco Pratolini. Per visualizzare tutti i nominativi, anche quelli doppi, dobbiamo raggruppare questi dati. Quindi clicchiamo col tasto destro del mouse, vedete, inseriamo totali col tasto sinistro e qui i dati vengono raggruppati. E poi possiamo mettere ordinamento crescente. Qui adesso possiamo salvare e chiudere. E naturalmente, una volta scelto il nominativo da questa casella combinata, naturalmente questo dato dovrà inserirsi qui in autore. Quindi noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare in evento, poi dopo aggiornamento, vedete, dobbiamo generare un codice. E il codice, andiamo dentro qua, eccolo qua, vedete, questo è dove dobbiamo inserire il nostro codice, ma andiamo a vedere quello che è stato creato nella casella combinata di prima. Vedete, dobbiamo inserire tra parentesi quadre, perché qui ho scritto il campo autore barra i. Quindi tra parentesi quadra autore barra i, vedete, che è il nome del campo, appunto deve essere uguale a che cosa? Alla casella combinata, in quel caso 112, poi punto, colonna 0, perché abbiamo solo una colonna. Qui naturalmente cosa dovremmo scrivere? Dovremmo scrivere che l'autore sarà uguale a casella combinata 120, naturalmente colon 0. Naturalmente questo è uguale, naturalmente, questo procedimento, naturalmente anche qui a cerca editrice. Ora andiamo a vedere la nostra maschera, naturalmente adesso qui l'abbiamo un po', diciamo così, rovinata, vedete, abbiamo aggiunto questa casella, però guardate, qui abbiamo il primo libro, si sposto più in alto perché adesso non vediamo, ci spostiamo tra vari record, naturalmente possiamo spostarci anche qui, vedete, possiamo scegliere da qui, da cerca autore, naturalmente ne abbiamo solo tre, ma se io scrivo Se io scelgo Alessandro Manzoni, vedete, il dato viene caricato col codice che abbiamo scritto qua sopra. Adesso rimetto naturalmente Umberto Eco, la stessa cosa è qua. Naturalmente, cosa possiamo fare? Quando noi andiamo a inserire un nuovo libro, qui possiamo andare a cercare il nostro dato. Ad esempio, andiamo avanti e inseriamo un nuovo titolo, quindi nuovo titolo. Andiamo a inserire un altro libro di Vasco Pratolini e mettiamo ad esempio lo scavo. E qui guardate, adesso abbiamo cerca autore, adesso noi possiamo inserire qua e scrivere Vasco. Ecco, vedete, e mi dà subito Vasco Pratolini. Quindi premo invio e il dato viene inserito qua nell'autore. Quindi, oltre a selezionare il nostro dato, ci è molto utile questa casella per andare a cercare un autore, naturalmente anche qui una casa editrice. Finiamo di inserire, qui mi sono sbagliato, metto l'O, qui naturalmente inseriamo la casa editrice e qui adesso abbiamo il codice genere, vedete, anche qui una casella combinata con tutti i nostri dati, vedete, dal codice alla prima descrizione, alla seconda del genere e qui possiamo scegliere, anche qui andiamo giù, vedete, letteratura, eccolo qui. Possiamo inserire quella di prima, qua. Ecco qua, vedete, 853, letteratura italiana, narrativa italiana, racconti e romanzi. Naturalmente anche qui vale come abbiamo fatto prima, possiamo ricercare il codice manualmente. Ora, adesso andiamo in struttura e andiamo a vedere nella finestra proprietà, scegliamo naturalmente la nostra casella combinata di genere e andiamo a vedere la query, vedete che
è stata creata naturalmente tutti i dati del genere, l'ID, il codice, genere 1 e genere 2. Poi chiudiamo e qui sotto naturalmente i due campi di genere 1 e genere 2. Una volta che noi andiamo a scegliere, perché naturalmente qui abbiamo, vedete, nel formato di questa casella combinata abbiamo inserito il numero di colonne 4, perché devono essere visualizzate tutte e 4, però la prima non ci interessa, quindi la larghezza colonna 0, che è l'ID, a noi non interessa. Poi vedete un centimetro circa per quanto riguarda il codice e 5,5 la descrizione del genere. E naturalmente una volta scelto il codice verrà visualizzato qui nel genere 1 e nel genere 2. Quindi torniamo ancora nella nostra maschera, andiamo a vedere cos'altro abbiamo. Abbiamo naturalmente la posizione del libro. Qui vedete abbiamo il luogo, una casella normale, poi abbiamo l'armadio e lo scaffale. Qui vedete abbiamo la possibilità di scegliere in che armadio, il numero 14 e poi anche lo scaffale appunto dell'armadio. E qui naturalmente non abbiamo creato una tabella da prelevare tutti i nostri dati. E guardate come abbiamo fatto. Allora andiamo qui in struttura, poi andiamo sempre a prendere armadio. Questa è una casella combinata. Abbiamo, vedete, il formato, andiamo in dati, ecco qua, guardate, andiamo a vedere i dati. Qui abbiamo l'origine del controllo, naturalmente armadio, poi abbiamo origine riga e sono stati inseriti tutti i vari parametri 1, 2, 3, 4 fino a 14 separati da un punto e virgola. Però come tipo di origine riga naturalmente dobbiamo scegliere elenco valori. E la stessa cosa, guardate, adesso qui se, abbiamo fatto, ho fatto con scaffale. Qui luogo invece l'ho lasciato così normale, però anche questo possiamo trasformarlo. Innanzitutto clicchiamo col tasto destro del mouse, andiamo in cambia in, poi casella combinata, vedete, la trasformiamo. Qui la casella combinata abbiamo l'origine riga, andiamo sempre nei dati e possiamo mettere ad esempio studio, punto e virgola, ad esempio sala, ecco, lasciamo solo questi due. Poi tipo di origine riga, naturalmente non tabella query, ma elenco valori. Adesso noi ci spostiamo, andiamo a vedere la nostra maschera. Ecco qua che adesso possiamo scegliere, vedete anche qua, nel luogo possiamo scegliere lo studio o la sala. Naturalmente possiamo inserire vari parametri. Qui abbiamo le note e qui abbiamo vari pulsanti. Dunque abbiamo questo che possiamo inserire, vedete che pulisce i campi. Adesso qui, se per esempio inseriamo un nuovo libro, anzi, un nuovo titolo, poi inserisco ad esempio America, poi qui metto l'autore, eccetera, poi qui naturalmente, prima che io inserisca tutti i miei dati, clicchiamo qui, vedete, i dati vengono cancellati. Anche questo, andiamo in struttura, è normale, pulsante, e andiamo a vedere, dunque abbiamo i dati e il codice, andiamo a vedere il codice. Vedete, abbiamo questo tipo di codice che viene creato automaticamente scegliendo il nostro pulsante. Andiamo a vedere, guardate, andiamo a prendere in progettazione il pulsante, poi selezioniamo, vedete qui la grandezza, e qui adesso possiamo muoverci tra i vari pulsanti, operazione tra record, su record, operazioni su maschera e su report. Allora, qui per questa scelta qui, quella che interessa a noi, naturalmente dobbiamo pulire i campi, quindi andiamo su operazioni su record. Vedete qui dice dunque aggiungi nuovo record, annulla record. Quindi noi possiamo annullarli, oppure duplicarli, eliminarli, salvarli, eccetera. Facciamo annulla, andiamo avanti e guardate, lui ci dà già un'iconcina come esempio da inserire nel nostro pulsante, oppure possiamo inserire il testo, però lasciamo questo. Facciamo avanti e fine. E vedete, abbiamo creato il nostro pulsante. Ugual modo, vedete, sono stati creati questi qui con le frecce avanti record, per passare tra un record e l'altro, in avanti e indietro. Poi naturalmente se noi scegliamo il nostro pulsante, possiamo andare qui in formato e scegliere ad esempio usa tema, clicchiamo, diciamo sì. Vedete, usiamo un tema e possiamo cambiare tutti i vari colori, del nostro pulsante. Anche questo pulsante è stato creato come questo qua, però se andiamo a vedere questo qui col punto, vedete, di domanda delle istruzioni. Se
andiamo a vedere l'evento su click, vedete? Questo invece è stato creato così normalmente inserendo una finestra messaggio. Qui possiamo andare, allora faccio vedere, vedete qua, abbiamo finestra, dunque, eccolo qua, finestra messaggio, possiamo inserire un nostro messaggio e qui adesso però lo cancello, chiudiamo, diciamo di no, lo salviamo e poi però è stata anche assegnata, vedete, l'immagine. Se noi andiamo in formato, abbiamo immagine qui. Clicchiamo, vedete, andiamo a scegliere l'immagine dell'icona che vogliamo noi, vedete, annulla, anteprima, eccetera, quindi possiamo, abbiamo anche questa opportunità. Adesso facciamo annulla e l'ultimo andiamo a vedere, qui abbiamo la giorna dati, cioè praticamente noi quando inseriamo, adesso andiamo a fare una prova, vedete, andiamo in maschera, qui inseriamo un nuovo libro, un nuovo titolo, adesso stavolta me l'invento, facciamo access. E poi qui scegliamo l'autore, scegliamo il mio, Daniele Cordelli, poi mi posiziono qua, vedete, inserisco Mondadori, poi facciamo un codice, scelgo un codice qualsiasi, non ha importanza, e naturalmente cosa succede? Che per fare in modo che questo dato compaia qui, perché vedete adesso ancora noi non ce l'abbiamo, naturalmente dobbiamo aggiornare la nostra maschera. Quindi ho creato questo pulsante, aggiorna dati, adesso se andiamo a vedere, vedete, il nuovo autore viene inserito e visualizzato qui nella nostra casella. E questo naturalmente andiamo a vedere anche questo, aggiorna dati, vedete, evento, su click, semplicissimo, vedete, siamo andati a scegliere un comando. Adesso scegliamo, ecco qua, aggiorna. Quindi chiudiamo. E per quanto riguarda questo tipo di maschera, quella iniziale, l'inserimento libero, naturalmente abbiamo vari pulsanti, esce il nuovo titolo, elimina titolo, anche queste qui sono state tutte create nel modo che abbiamo visto prima. Cerca titolo, eccetera, scheda libri, sono tutti link che naturalmente portano ad altre maschere. Un'altra cosa che volevo farvi vedere è questa. Quando noi inseriamo un nuovo titolo, naturalmente adesso qui scrivo bordo, invento anche qua, poi qui inserisco sempre il mio nome, casa editrice Mondadori, vedete, poi inseriamo un nuovo titolo senza inserire il codice, il genere, vedete, ci viene avvisato che dobbiamo inserirlo per forza e l'abbiamo già visto nel precedente tutorial perché questo è un dato che non deve assolutamente mancare. Ora, noi possiamo fare anche in questo modo. Allora, andiamo in struttura, adesso qui mi dirà che non potevo farlo, eccetera. Torniamo qui, andiamo a vedere la nostra tabella di libri, vedete abbiamo l'ID genere che quando viene impostato a 0 ad ogni nuovo record. Noi abbiamo inserito qui in genere, vedete, nell'ID 1 abbiamo scritto codice 0, genere da definire. Noi possiamo fare anche in questo modo. Ad esempio, qui adesso chiudiamo anche questo, torniamo qua nel nostro inserimento libri, poi selezioniamo ID genere e qui andiamo a vedere dunque nei dati, vedete, abbiamo il valore predefinito, possiamo mettere uguale a 1, che corrisponde naturalmente all'ID 1, cioè codice 0 che ancora non è stato inserito niente. Quindi adesso torniamo nella nostra maschera, adesso inseriamo un nuovo libro, nuovo titolo, vedete qui il codice genere è già impostato a 0, adesso se io inserisco appena una lettera, vedete ecco qua, il genere si riempie con i due dati, genere da definire e quindi noi possiamo andare avanti, inserire un nuovo libro, senza per forza dover inserire un genere, ma è già impostato a zero, cioè ancora genere da definire. Ora, per quanto riguarda questa maschera, abbiamo un po' visto tutto, vi saluto e ci vediamo al prossimo tutorial. Arrivederci.